autorità naturalmente, ospiti tutti. E tocca a me, e sono molto orgogliosa di questo momento, perché sono molto orgogliosa della mia appartenenza a questa terra gentile. Però Sorrento ha un altro codice che va oltre la gentilezza e oltre la cultura e oltre la bellezza, che è la qualità. E nel nome della qualità Sorrento ha avuto ospiti straordinari e cantori straordinari. Quindi in questo siamo assolutamente privilegiati, perché nel mondo siamo cantati da grande personalità. È cominciata la storia canora, diciamo, con Torna a Surriento, che il nostro grande biglietto da visita è quello che ha divulgato il nome di Sorrento nel mondo, ed è continuata con questa persona che stiamo per celebrare, che era una persona speciale. Intanto un applauso a sua figlia che è qui, Isa De Sposito, al suo nipote Andrea e al piccolino che continua la dinastia. Grazie. Salvatore De Sposito, detto poi Salve, era una persona molto speciale, una persona gentile, una persona di una famiglia unita e singolare. Abitavano in Corso Italia. E quando lui ci ha lasciato, un anno dopo, il sindaco di allora, Nino Como, mise una lapide, che ancora c'è, magnifica, e non a caso, a distanza di 20 anni, un altro sindaco, figlio di quello, sta per scoprire una doverosa, meravigliosa statua. Allora, velocemente, Salve D'Esposito era un musicista, naturalmente, un musicista di rango, che aveva avuto esperienze naturalmente diversificate di grande e immensa qualità. E quando compose Anima e Cuore, c'è tutta una storia, una leggenda che sarebbe lunga a fare, che se abbiamo tempo poi vi racconto, ma in questo momento, dovendo anche chiudere i ritmi e i tempi, vorrei che a parlare, perché noi qua abbiamo il maestro al quale tributiamo un applauso enorme, Agnello Apreda, che è l'autore di questo busto che onora tutti noi e Sorrento naturalmente. E c'è qui un grande critico che si è occupato, che io conosco da sempre, che si è occupato di tutti gli artisti più speciali del nostro tempo, più significativi del nostro tempo, che è Angelo Calabrese, che penso possa dire per noi tutti qualcosa sul maestro Apreda, autore di questo busto. Tocca a me, io immediatamente mi premuro di osservare qualcosa. Ecco, c'è un sindaco al mio fianco, il quale sa benissimo che una città, stato chiaramente detto con le prerogative e gli aggettivi che vanno al connotato magnifico, una città è sempre un'organizzazione che nasce dall'uomo per l'uomo, deve sapere trasformare il potere in forma, una cosa meravigliosa, l'energia in cultura, e noi diamo non una definizione ma un indirizzo, un vettore, cultura, spazio che comunica. Deve essere comunicato. La materia morta in una forma d'arte, e aggiungerei per ultimo la riproduzione biologica e anche il bambino in creatività sociale. Se non raggiungiamo questo, non abbiamo ottenuto nulla. La materia morta deve diventare opera d'arte, cioè superare il problema della struttura pietra, marmo, bronzo, vogliamo, e elevarsi a un'idea superiore nella quale le fattezze umane, che non possono essere dimenticate, perché altrimenti dimenticheremo il profilo umano, che diventa pregnante del fatto storico, perché alla fine dei conti una personalità d'eccezione come Salve D'Esposito, che cosa fa? Avrà negli occhi quello che ha portato avanti tra musiche e parole, è che sia
un uomo di livello internazionale, non lo devo dire io, tenendo conto 82. Non è poco. L'hanno cantata tutti. Ma non è soltanto questa canzone, questa ha una sua validità permanente, perché è un invito all'amore, ma Angelo, è anche un altro invito. Ucciso veloce su Agnello. E lo arrivo subito, immediatamente, e poi tutto. Allora, questo discorso di solidarietà sociale si estende alla cittadinanza come si estende ad un atto d'amore tra un uomo e una donna, per cui si può anche morire di crepacuore quando non c'è. Bravo. Allora che cosa accade? Se non c'è una mano fisica ereditata da grandi maestri della storia dell'arte italiana, ancora per fortuna e almeno per un altro secolo ci auguriamo che ci aiuti, che cosa fa? Riesce a trasferire quella grandezza di questi luoghi che sono diventati il suo luogo unico, parliamoci chiaro, lui trova tra cielo e mare, è riaffacciato effettivamente in una terrazza meravigliosa. Tutte queste cose lui se li è portate negli occhi. Agnello ha trasformato con le sue mani queste cose, improntando un volto a una comunicazione che noi tutti desideriamo come cum unica azione per convergere insieme al punto centrale, perché comunicare ancora si scappa, dobbiamo avere il medesimo argomento. Questa mattina siamo orgogliosi di dire: caro amico, il tuo segno gentile e la tua forza nel plasmare danno ancora un'altra testimonianza, e questo luogo, che non è un posto,